Sono giorni importanti, di grande gioia, ma anche preoccupazione per tutto quello che sta succedendo in questi ultimi giorni, anche in queste ultime ore. Siamo ottimisti perché il nostro è un candidato serio, competente, con un programma molto ambizioso e molto importante, quindi questa è la nostra garanzia. Speriamo che vinca Gualtieri, è una persona che a mio parere merita, è capace e quindi c'è un po' di speranza che le cose possano migliorare e cambiare dopo un periodo disastroso, insomma il termine adeguato neanche mi viene in mente, ma insomma chi lo vuole capisce. Vuole fare un appello agli elettori di Calenda e Raggi per far sostenere Roberto Gualtieri oppure auspica che ci sia il buon senso da parte loro? Ma agli elettori di Calenda l'ha fatto, cioè, Calenda voterà Gualtieri, ha detto a nome personale, io spero che gli elettori lo seguano perché è la cosa più giusta da fare. Occorre un po' uno spirito unitario, ecumenico, come si dice, insomma, no? E speriamo che tutti si rendano conto che è opportuno dare fiducia a Gualtieri, che è una persona che merita, ma poi sicuramente non deluderà. Almeno questa è l'impressione e quasi anche la certezza, insomma. Beh sì, dagli elettori sì, perché dall'altra parte abbiamo un candidato francamente imbarazzante, quindi se vogliamo far rinascere veramente Roma serve il sostegno di tutti, anche degli elettori delusi dalla loro parte politica, insomma, ecco. Ma io faccio in genere una richiesta a tutti coloro che vanno a votare di riflettere molto bene su una candidatura di alto livello politico e tecnico che è quella di Gualtieri. Domani ci sarà una manifestazione organizzata dai sindacati in modo unitario, definita antifascista. Alcuni questa settimana hanno sottolineato come in un momento dove c'è il silenzio elettorale si poteva evitare perché può essere comunque una cosa che possa favorire la sinistra. È effettivamente così? Ma no, non favorisce assolutamente no. La CGIL c'è prima del fascismo, se non ricordo male, voglio dire, insomma. E quello che è successo sabato scorso a Roma sarà scritto purtroppo nei libri di storia. Un assalto al sindacato purtroppo resterà nella memoria di tutti quanti noi, quindi è doveroso starci. Secondo me no, diciamo è una manifestazione che sollecita un sentimento e una coscienza antifascista di chi ce l'ha, no? Perché oggi certi comportamenti fascisti molto diffusi, al di là di quello che uno dice no, io non sono fascista, poi nei comportamenti lo sono, e quindi domani è una manifestazione che dovrebbe incoraggiare il sentimento della gente, al di là della campagna elettorale. Sono due cose completamente distinte. No, secondo me no, perché quella è una manifestazione che è di tutti, e di tutti gli antifascisti significa di tutti gli italiani. La nostra Costituzione si basa sull'antifascismo, quindi secondo me non è una manifestazione di parte, ma è una manifestazione di coerenza, di libertà e di democrazia. Domani è in qualunque momento dell'anno, in qualunque contesto, credo che di fronte a fatti di questa violenza che turbano la realtà democratica, credo che andare è un istinto, direi, naturale per chi è democratico. Oggi è stata presa di mira la sede del comitato elettorale di Michetti, il competitor di Roberto Gualtieri. Prendete le distanze da questi gesti? Assolutamente sì. La prendo come libero cittadino, la prendo come elettore di Gualtieri, è da condannare, tutti gli atti di violenza sono da condannare. Ma certamente sì, insomma la competizione deve essere fatta secondo le regole di correttezza e non scivolare in questi atteggiamenti, di questi comportamenti o comunque di questi fatti che non sono da provare, io personalmente non li condivido. Beh sì, certamente, lo stesso Gualtieri l'ha detto immediatamente, ha condannato tutte le azioni violente da qualsiasi parte arrivino, quindi assolutamente noi abbiamo espresso come Partito Democratico e con il candidato Gualtieri la nostra solidarietà e condannato queste azioni. La violenza, comunque io condanno la violenza in qualunque circostanza e contro chiunque sia diretta.